non la mangerò più questa Pasqua, finché essa non si compia nel regno di Dio. Ma perché ciò sia, occorre che io lavi i vostri piedi. Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Versò dell'acqua nel catino, e cominciò a lavare i piedi dei discepoli a me. Quello che io faccio tu ora non lo capisci. Non sia mai, mio Signore, che tu lavi i piedi del tuo servo. Pietro. Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Tutto il mio corpo si è lavato da te. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il pane del perdono. Questo è il cibo di coloro che hanno fame e sete di amore e di giustizia. Mangiatelo e condividetelo anche per tutti. Tutti quelli che vogliono ritornare al Padre mio, ma non hanno la forza e le parole per chiederlo. Distribuitelo a tutti. Thank you.
questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Prendete e bevetene tutti. Fate questo in memoria di me. Fatelo in ogni atto della vostra vita. Fatelo in ogni pensiero. Fatelo in ogni goccia del vostro silenzio più profondo. L'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. E tu, Giuda, quello che ti senti chiamato a fare, fallo presto. Hanno perseverato con me nelle mie prove ed è per questo che ho pregato e prego per voi. Ma soprattutto per te, Simone, che non venga meno la tua fede e che tu, una volta ravveduto, possa confermare nello spirito i tuoi fratelli. Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo due volte prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi. Signore, non è vero, non è possibile. Io invece... Signore, tutto quello che può accadere, ma che accada quando tu ora dici, è assurdo. È al di là della mia volontà. Pietro, io invece vi conosco tutti e farò di voi il mio gregge. Umanità quasi vacillerà, ma l'immenso legame con il Padre renderà anch'essa forte. Egli suderà sangue e il suo cuore tremerà, ma ciò che è un primo facile giudizio è solo il momento della debolezza del Cristo, si erge invece come la via più elevata e umana
che Dio ci ha donato per capire, seguire, amare l'opera del Maestro dei Maestri. Padre, è giunta l'ora. Sembrava così lontano questo tempo, eppure siamo già qui. Glorifica ora il Figlio tuo come tu vuoi, Padre mio. È vero, tu mi hai dato potere sopra ogni essere perché io dia la vita eterna a tutti coloro che tu mi hai dato, e io prego per loro. Ma questo mondo non ha gratitudine per te, e io non prego per il mondo. Io non sono più del mondo, questi tuoi figli invece lo sono ancora, ed io vengo a te. L'anima mia è triste fino alla morte. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Padre, ecco, io prendo su di me, nella mia carne e nella mia anima, la sofferenza di ogni uomo, di ogni creatura, ovunque sia, in ogni tempo e in ogni luogo. Io assumo per me i loro peccati affinché sull'altare del sacrificio essi siano lavati e dileguate le loro tenebre, nella tua misericordia. Padre mio, mio amore, nella tua luce ti metto il mio spirito. Mentre Gesù ancora pregava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Allora il distaccamento e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna e Zera, poi da Caifa, sommo sacerdote. Dalla casa di Caifa Gesù infine fu condotto nel pretorio, dove all'alba Pilato gli uscì incontro.
I sacerdoti hanno stabilito che Gesù deve morire. Per attuare la loro decisione hanno bisogno dell'autorità civile. Lo portano quindi da Pilato, il governatore militare che per ordine di Roma governava la Galilea, perché ratifichi la loro sentenza. Pilato non comprende bene il significato della loro richiesta. Si rende conto però che Gesù non può essere un malfattore, non può essere un individuo pericoloso, un rivoluzionario. Anzi, ha in sé un fascino straordinario che porta a ridere e lo fa esitare davanti alla suprema decisione. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: avete fatto comparire davanti a me quest'uomo come sovversivo. Ed ecco, dopo aver esaminato in presenza vostra, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato da noi. Ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Ecco l'uomo. In verità, quando si è tra la vita e la morte, che si conosce meglio cosa c'è dietro ogni maschera umana. Ed io ho conosciuti molti uomini nel supplizio, anche guerrieri valorosissimi. Ma oggi sento chiaro di aver conosciuto qualcosa di diverso. Per la prima volta non un uomo, ma l'uomo. Ecce homo. Ecco l'uomo. Di liberare un carcerato in occasione della festa, ma essi gridarono tutti insieme: Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sommossa avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato parlò loro di nuovo perché desiderava liberare Gesù, ma essi gridavano: Per la terza volta egli disse loro: ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Perciò, dopo averlo castigato, lo libererò. Ma essi insistevano a gran voce, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono per avere il sopravvento. Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano. Liberò colui che era stato messo in prigione per sommossa e omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Allora
i soldati condussero Gesù nel cortile interno, cioè dentro il pretorio, per flagellarlo e radunarono tutta la corte. Lo vestirono di porpora.
aver intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo. Gli percuotevano il capo con una canna. E mettendosi in ginocchio, cominciarono a salutarlo. Salve, re dei giudei. Lo caricarono della croce Calvario, dove Gesù doveva essere crocifisso. Quel pesante legno schiaccia le sue spalle. Non gli è bastato averlo flagellato a sangue, no? Ora gli fanno portare quel legno su cui lo appenderanno. Oh figlio mio, quel tuo sangue è sangue mio e quel legno pesa sul mio cuore. Figlio mio, il Golgota è lì, ma è lontano ancora. Madre mia, lo vedo, è lì, il luogo del cranio.
come vorrei essere già lì, già appeso fra cielo e terra. Come vorrei che le mie mani e i miei piedi fossero già inchiodati, fermi e pesanti. Le spalle sono tutte flagellate e le gambe non mi reggono. Padre mio, il Golgota è lì ed io con questo peso voglio arrivarci. Stammi vicino. Thank you.
scivolò il viso di Gesù per togliergli il sudore e il sangue. Offrì un po' di sollievo al Signore, che fece in modo che nella tela restasse impresso il suo volto, un volto sofferente, ma dolce e buono. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su di voi stesse piangete e sui vostri figli, poiché, ecco, verranno giorni in cui si dirà: beate le sterili e i seni che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato, e si dirà alle montagne: deteci addosso, e alle colline: offriteci, perché se fanno così col legno verde, che avverrà nel secco? Figlie e figli di Gerusalemme, se mi amate invece, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Ma ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivete. Dolorosa sembrava interminabile. Era sempre più difficile proseguire per Gesù. Ancora una volta le sue ginocchia cedono. Gesù cadde per la terza volta. Ma come le altre volte, Gesù riprese il cammino. È quasi arrivato in fondo. Anche se cade un'altra volta, vede che l'obiettivo non è lontano. Mia, il peso di questo loro legno mi ha schiacciato. I loro piedi hanno intralciato i miei. Ma io è lì che voglio arrivare. Lì sulla cima. Madre mia, non lasciare la tua strada.
Restami vicino. Mentre lo conducevano verso il luogo del Golgota, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, a portare la croce insieme a Gesù. Soffrire il figlio mio, perché torturate quell'uomo? Simone caro, non guardare con odio il figlio mio, ma accompagnalo tu finché puoi. Gesù mio, ricordati di questo tuo amico. Non vorrei che questo Simone portasse la mia croce. Ormai sono nelle loro mani. Si divertono solo a far soffrire. Ricordati di lui e racconta il suo esempio ai miei amici. Gesù sale il Calvario, la sua croce sono i nostri peccati ed egli non l'abbandona per amor nostro. Prendiamo esempio da Simone di Cirene, aiutiamo il nostro Signore a compiere la salvezza di tutti. Thank you.
quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù è crocifisso sul Golgota e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove era crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. Padre, padre, non mi abbandonare in questo momento. Stammi accanto, come non mai. Padre mio, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, salva te stesso e salva anche noi. Taci, tu, taci, neppure qui temi Dio, pur subendo lo stesso supplizio, e noi, ben giustamente, perché riceviamo ciò che meritano le nostre azioni. Ma costui che cosa ha fatto di male? Signore, Signore, ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno. Figlio, figlio mio, in verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Gesù guarda sua madre che piange ai piedi della croce e le rivolge parole accurate. Donna. Figlio. Mamma, questa notte durerà poco. Questa notte sarà come il sospiro del vento. Figlio. Mamma, dove sei venuta? Stando qui mi dai ferite mortali. Il tuo pianto mi uccide prima del tempo, tanto è ancorato. Figlio mio caro, chi ti ha torturato? Chi ti ha condannato? Chi da me ti ha allontanato? Io non voglio più stare senza di te. Mamma, perché ti lamenti? Io voglio che tu rimani e di questi miei amici madre e guida diventerai. Figlio mio, non dire questo, che con te voglio morire. Da qui non mi stacco, se con te non mi porterai. Madre, il tuo cuore trafitto presto sarà consolato. Ora ti affido nelle mani di Giovanni,
il mio eletto, sia esso il tuo nuovo figlio e in lui tutti gli uomini di questo mondo. Giovanni, ecco mia madre, prendila nella tua carità e abbine pietà che il suo cuore ormai è spezzato. Giovanni, ecco tua madre. Ossete, ossete! È compiuto. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Padre, padre mio. Gesù, chinato il capo, spirò. Del grande crimine che è stato commesso sulla faccia del mondo in Israele. Gli uomini hanno torturato e poi messo a morte il grande e giusto Gesù in cui dimorava l'anima dell'universo. Egli si incarnò come un semplice mortale per fare il bene degli uomini e distruggere i loro pensieri cattivi e per riportare l'umanità ormai degradata dai peccati a una vita di pace, amore e felicità e per ricordargli il Creatore uno, trino e indivisibile la cui misericordia è infatti
senza limiti. La terra ha tremato e i cieli hanno pianto a causa del grande crimine, ma la lama del dolore, proprio perché è affondata così in profondità, ha fatto zambillare fiumi inestinguibili di misericordia dal cuore di Maria, l'amata da Dio, da quel Dio nascosto che si rivela invece soltanto a chi, per amor suo, sopporta ogni sofferenza e ogni morte. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia stende su quelli che lo temono. Ha innalzato gli umili e ha ricolmato di beni gli affamati. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce. Braccia, come quando eri bambino. Ricordo ora quel giorno in cui un angelo mi disse: lo Spirito stenderà la sua ombra su di te e sarai madre di un bimbo, del Figlio dell'Altissimo. Ti feci crescere nel mio grembo, ti cullai tra le mie braccia. Ma ora sei qui, morto. Da quella croce di amore alle mie braccia addolorate. Ma non posso disperare. Il Padre tuo ti ha donato a me. E questa non può essere la fine di tutto. Un'ultima volta, figlio. Un'ultima volta. Lascia che io veda questo tuo volto. Non vorrei lasciarti solo qui nel freddo di questo sepolcro, ma già è freddo il tuo corpo e questo tuo abbraccio non ha più calore
Già è freddo questo tuo bel viso. Io ti poso qui, su questa pietra, e ti affido al Padre tuo che è nei cieli. Avvoltolo in un bianco lenzuolo, lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia.